Thank you very much to the President. Thank you to the Prime Minister. Time for questions. The first request is from Marco Zatterin from La Stampa. Sì, Marco Zatterin della Stampa, in italiano, tanto Presidente lei mi capisce bene. Una domanda per i due Presidenti, in ordine alfabetico magari. Presidente Barroso, alla fine dello scorso anno la Commissione europea ha chiesto all'Italia uno sforzo strutturale di 0,4 per il debito, un supplemento di misure per il 2014 in cambio della clausola di investimenti, che è un piccolo segnale importante che l'Italia voleva. Mi chiedo se, dopo aver sentito tutte queste cose che ha detto il Premier Letta adesso, lei ritiene che l'Italia stia facendo un passo verso la clausola di investimento e soprattutto verso una maggiore competitività e una crescita che sono necessarie per la nostra economia. E per il Presidente Letta, il Presidente Barroso ha spesso lanciato un appello agli Stati membri dicendo che la stabilità politica è cruciale per la crescita, la competitività. Mi chiedevo se lei ha dato garanzie sulla stabilità politica in Italia e se a proposito di questo magari gli ha anticipato qualche idea del contratto con gli alleati, del contratto di programma che ha promesso per il 2014. E ho una piccola curiosità se magari può dirci quando intende presentare questo contratto di programma. Grazie. So, answering in alphabetical order your questions. First of all, we believe that Italy has made enormous efforts in recent years, both in terms of stabilizing its public finances and starting to tackle the structural obstacles to growth and job creation. And confidence is returning to Italy. I think it's very important to underline this, because as Prime Minister Letta just said, this is the first year he remembers in the last years that Italy is not beginning one year with some kind of financial emergency. There was that spirit, by the way, not only with Italy, some time ago. And thanks to the efforts of the Italian authorities and Italian people, we recognize the very important sacrifices the Italian people has been doing. It is today a much better scenario than before. And I just recognize here also the very important result of bringing the deficit down to the marks that are compatible with the figures that are compatible with the Stability and Growth Pact. But the twin challenge for Italy remains. High public debt is still there, and low growth potential. This makes Italy still vulnerable, and the situation remains fragile. So that's the reason why there is no motive for complacency. And our recommendations aim to support Italy in moving further and faster along the path of reform for growth and job creation based on sound public finances. And that's why I welcome just now the announcements that Prime Minister Letta brought me, for instance, in terms of privatization and in terms of the reform of the labor market. So we believe fiscal discipline and structural reforms should continue to achieve and maintain a high primary surplus and enhance the country's growth potential. But progress is being made, but we believe that much still has to be done. Regarding specific investment clause, the Commission made public its assessment on this last November, and at this stage today, we have nothing new to add. We will have an updated figure, an updated picture of the situation in late February when we present our winter economic forecast. Confermo quello che ha detto adesso il Presidente Barroso su questi punti e abbiamo aspettative sul forecast di febbraio che saranno, sono sicuro, nelle condizioni di darci ulteriori spazi di manovra, perché la direzione di marcia che abbiamo preso è quella giusta e determinata. E aggiungo, per rispondere alla domanda, che per l'appunto ho anticipato che sul tema del mercato del lavoro è nostra intenzione procedere, e questo sarà uno dei punti essenziali del lavoro che stiamo facendo per far sì che in questo anno 2014
la competitività del paese e le riforme strutturali, insieme alle altre riforme strutturali che ho citato, riescano a rendere il paese più competitivo. Quanto ai tempi, riconfermo quello che ho già detto in Italia, cioè che non appena la chiarificazione della vicenda legge elettorale, che in questo momento sta concentrando giustamente le attenzioni di tutti in Parlamento, consentirà, spero, al più presto possibile, mettiamo così, di arrivare a rendere possibile, in particolare su questo punto, una finalizzazione. Ma come ho già detto nella mia introduzione, sono ottimista in questa direzione, perché mi sembra, come ho anche detto alla Commissione, che le riforme istituzionali siano fondamentali e siano parte essenziale di queste riforme strutturali. E la legge elettorale è una di queste. Il contratto di programma che faremo con gli alleati subito dopo consentirà di marciare ancora più speditamente rispetto a quello che già stiamo facendo, perché, come avete visto, la partita privatizzazioni è andata in Consiglio dei Ministri la settimana scorsa e questa stessa settimana, nella prossima, affronteremo in Consiglio dei Ministri altri importanti provvedimenti, nonostante, per l'appunto, che adesso il Parlamento sia concentrato sulla legge elettorale. Thank you. The next question for Giovanna Paggiero from Sky Italia. I'm going to put my question in Italian as well. Per il Presidente Barroso, lei prima ha in parte accennato nella sua introduzione appunto anche l'importanza delle leggi elettorali che si sta approvando in Italia. Visto che se ne sta parlando molto in questa occasione, vorrei chiederle di approfondire questo concetto. Quanto serve in questo momento, secondo lei, all'Italia una legge elettorale che possa garantire una maggioranza di governo più stabile? Per quanto riguarda il presidente Letta, invece, volevo chiedere, lei prima ha parlato dell'importanza delle imprese e dell'industria in questo momento per rilanciare anche la nostra economia. Ecco, da questo punto di vista, come accoglie l'annuncio di oggi di Fiat Chrysler di mettere la loro sede legale in Olanda e spostare quella fiscale a Londra? Je m'excuse, je comprends très bien l'italien, mais je n'arrive pas à le parler. Alors, en politique, je préfère répondre en français. Pour l'économie, l'anglais. À mon avis, le portugais aussi, mais je crois que c'est plus difficile pour vous. Non, en ce qui concerne les réformes politiques, ce n'est pas à moi de me prononcer. C'est bien sûr au souverain italien, notamment au Parlement italien. Qui doit décider ces questions. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les réformes, en général, qui augmentent la possibilité de stabilité systémique sont très importantes, pour des raisons évidentes. Nous avons vu, d'ailleurs l'Italie en est témoin, récemment, lorsqu'il y a des crises politiques, qu'il y a un problème de confiance qui se pose. Nous avons vu, pas seulement en Italie, l'extrême réactivité des marchés. Ça veut dire des investisseurs. Quand il y a une crise, quand il y a des doutes sur la stabilité d'un gouvernement, immédiatement, il y a une punition. Nous avons vu l'augmentation des spreads en Italie parfois, dans le passé récent, et dans d'autres pays aussi, puisqu'on a parlé du Portugal, mon pays aussi. Après, cela a été dépassé. Et donc, bien sûr, la Commission ne peut pas et ne veut pas le faire, entrer dans la politique italienne. Quelles sont les meilleures formules? Ça, c'est aux Italiens de décider en toute souveraineté. Mais bien sûr, nous pouvons, et je crois que nous devons, appuyer politiquement tous les efforts pour garantir, dans le plein respect de la démocratie. La démocratie, par définition, est un système de conflit et de compétition, mais une stabilité structurelle pour que les investisseurs, pour que nos autres partenaires aussi puissent avoir confiance dans les décisions qui sont prises. Parce que, chers amis, nous avons vécu la plus grande crise depuis le début de l'intégration européenne. Ce n'était pas une crise comme les autres. L'Italie était à un certain moment dans une situation extrêmement difficile. Moi, j'ai vécu jour et nuit ces moments-là. Où on parlait, par exemple, que l'Italie devrait être sous la tutelle du Fonds monétaire international. J'ai vécu ces moments. Donc, il y avait des doutes sur l'Italie. Alors, imaginez si maintenant ces doutes persistent. C'est négatif pour l'Italie. C'est négatif pour l'investissement, pour la confiance extérieure, pour l'emploi. Donc, toutes les réformes qui peuvent être faites pour
garantir que certaines mesures, qui sont des mesures à long terme, seront poursuivies, c'est important. Parce que les tâches de l'Italie, comme d'autres membres, maintenant je parle, ce n'est pas parce que le cas italien soit spécialement délicat, il y a d'autres pays qui ont des problèmes parfois encore plus graves. Mais ces mesures que le gouvernement italien est en train d'appliquer maintenant, soyons clairs, dans l'avenir, d'autres gouvernements doivent continuer. Quelques-unes de ces mesures, par exemple, pour réduire la dette, sont des mesures qui vont au-delà d'une ou même de deux législatures. C'est pourquoi cette stabilité, cette prévisibilité systémique est nécessaire. C'est pourquoi, en termes généraux, je ne peux qu'appuyer toutes les réformes qui puissent avoir, bien sûr, un consensus, une majorité dans les institutions démocratiques italiennes, aux Italiens et aux Italiennes, de décider quelle est la meilleure réforme. Là, je ne peux pas me prononcer, même si, en tant qu'ancien politologue, j'aimerais parfois, mais je résiste et je ne vais pas me prononcer. Le message général est celui-ci. Stabilité systémique, c'est important pour garantir la confiance et l'avenir, la croissance et l'emploi. Je souligne naturellement le point sur la stabilité. Vous savez, pour moi, ça représente toujours un des points absolument essentiels. Je suis convaincu, absolument convaincu, de l'importance de la stabilité en soi-même. Les réformes qu'on est en train de mettre en marche sont des réformes qui sont multipliées par la stabilité. L'instabilité est le plus grand ennemi de la compétitivité. On ne peut pas faire de grandes réformes dans une situation d'instabilité. C'est exactement pour ça que je travaille depuis le début de l'action de notre gouvernement pour que la stabilité gagne. Et per quello che riguarda l'annuncio di oggi, io sono assolutamente convinto che la vicenda di Fiat da molto tempo a questa parte ha cambiato completamente orizzonti e confini rispetto ai confini e agli orizzonti rispetto ai quali eravamo abituati. Il cambiamento è legato al fatto che oggi Fiat è un attore globale, cosa che non era prima. Prima era un attore nazionale, nel momento nel quale il mercato era nazionale ed era un mercato che consentiva l'esistenza di attori nazionali. Oggi Fiat Chrysler è diventato un attore globale e essendo un attore globale io credo che la questione della sede legale sia una questione assolutamente secondaria rispetto a quello. Quello che conta sono i posti di lavoro, il numero di macchine vendute, la competitività e la globalità della presenza di questo nuovo grande soggetto al quale guardiamo con fiducia perché rappresenta una modalità di una grande industria, di un grande marchio italiano, di essere globale. E in questo senso io penso che tutti gli italiani debbano tifare perché questo avvenga e tutti gli italiani debbano tifare perché poi gli investimenti che sono stati promessi sull'Italia siano effettivamente rispettati, i posti di lavoro siano effettivamente messi in concreta pratica e si riesca a far sì che tra i grandi gruppi automobilistici del mondo Fiat Chrysler sia uno di questi. Merci, thank you. Then we have a question from Larai. Please, yes, go ahead. You asked for the floor, I think. You need to grab your microphone, just next to you. That's it. La mia domanda, Presidente, era ancora legata a quanto sta accadendo in Italia, dove l'accordo sulla legge elettorale sembra fatto, sembrerebbe chiuso. Ecco, questo secondo lei può aprire, può farla, diciamo, guardare in avanti con maggiore fiducia anche per quello che riguarda la stabilità del suo governo, oltre alla stabilità di tutto il Paese? Come ho detto prima e ripeto con grande forza, le riforme istituzionali, una legge elettorale che funzioni, la fine di questo bicameralismo paritario che rappresenta una cosa obsoleta nel nostro Paese, sono fondamentali per la stabilità e per far funzionare il Paese, per far sì che le riforme che noi stiamo applicando, le riforme economiche, rendano l'Italia competitiva. Quindi io ho sempre lavorato e lavoro perché le riforme istituzionali, la legge elettorale, il bicameralismo paritario da eliminare siano applicate. Spero che questo avvenga nel tempo più breve possibile, è una buona notizia per l'Italia se riusciamo a farle e se contestualmente riusciamo quindi a far muovere
quelle riforme economiche che sono necessarie per rendere il nostro Paese un Paese che dà posti di lavoro, che fa crescita e che crea fiducia nei mercati e nel Paese. Thank you. The last question to international media, Martina Stavis of the Wall Street Journal. Thank you. A question on immigration, please. We know that Italy has aligned itself with other Mediterranean countries like Malta and Greece, especially in view of the Greek and then Italian presidency. And there have been general pronouncements about tackling this issue more head on. Now, later last year, the Maltese authorities kept at bay a boat of immigrants that was trying to approach them, and that went on for about 48 hours. There have been other there have been reports of violations of refugees' rights in Malta. Just 2 weeks ago in Greece, 10 days ago in Greece, there was a similar report of such a violation, which has been decried by the United Nations. Are pushbacks and aggressive policies turning away refugees policies that Italy and the European Commission condone? And how does Italy align itself with these countries that have been multiple times decried by international organizations and the European Commission for endorsing such policies? Thank you. Noi stiamo da tempo affrontando questi temi con un'attenzione che è un'attenzione multipla. Da una parte l'attenzione all'applicazione dei diritti umani. La nostra operazione militare Mare Nostrum è un'operazione che ha salvato migliaia di vite umane, persone che altrimenti sarebbero morte come sono morte a Lampedusa. Ovviamente questo non fa notizia, fa notizia quello che è successo a Lampedusa, come è naturale che sia, ma l'Italia in questo ha dimostrato di essere un grande paese che difende i diritti umani e che difende la vita delle persone. E di questo io sono orgoglioso del nostro paese, sono orgoglioso della Marina italiana, della Marina militare italiana che ha svolto un'opera così fondamentale. Però deve essere chiaro ai mercanti di morte che la nostra azione non è fatta per rendere più facile il loro lavoro, anzi, la nostra azione è fatta esattamente per consegnarli alla giustizia, come è avvenuto in vari casi in cui in questi mesi, grazie alla presenza delle nostre navi militari, siamo riusciti a consegnare alla giustizia i mercanti di morte. Affronteremo nel Consiglio europeo di giugno molti di questi temi, di queste questioni, le affronteremo, sono convinto, con spirito di collaborazione anche con i paesi che sono più sotto pressione, Grecia, Malta, paesi che sono pesantemente sotto pressione per mille e uno motivi e che stanno cercando di affrontare al loro meglio le questioni che abbiamo di fronte. Sono convinto che il Consiglio europeo di giugno sarà un momento importante di riflessione attorno a questi temi e l'Italia nel semestre che viene, nel semestre che comincerà il 1 luglio, vorrà fare di questo tema, di questo punto, sicuramente una delle questioni fondamentali. Grazie. Grazie, thank you very much. This concludes our press point. Thank you also to the interpreters. Thank you very much.